Palestrello? Intanto ecco tutta la squadra del Rapino Zero, intanto la chiamo e salgono insieme al dirigente Diego Palestrello. Cristiano Terrile, Andrea Monforte, Luigi Cirillo, Simone Alfonsi, Matteo Ardito, Saverio Arata, Alessio Albanese, Alessandro Bergamaschi, Lorenzo Frignani, Lorenzo Cavagnaro, Valerio Costa, Sebastiano Costa, Guglielmo Costa, Corrado Nerotti, Federico Giublesi, Giacomo Gavotti, Edoardo Suriano, Matteo Fazzini, Giancarlo Pensa, Ruben Micheletta, Gianluca Gagliardi, Daniele Cardinali, Michele Buero, Daniele Di Giampaolo, Marco Manghi, Andrea Conte, Gabriele Mancioppi, Mirko Ganzarolli, Gabriele Filippi, Luca Chiccone, Francesco Di Filippo. Ecco tutti i giocatori del Rapino Zargo. Quasi tutti. Sarà Diego Palestrello, dirigente, a chiamare i suoi colleghi dirigenti o chi è presente qui oggi. Allora, il presidente Andrea Nicchiarico, che c'era prima. Che richiamiamo di nuovo sul palco. Come al solito. Cioè, sta arrivando. Poi c'è il barista là, che stava cercando. Roberto Casella, prego Roberto, vieni. No, adesso è impegnato. Per favore, Roberto. Dai, per favore. Niente, poi, vabbè, Roberto Savoia, Faustino Schiaffino, Massimo Filippi e Marco Manghi, che è anche nella rosa. Non si sa poi bene cosa faccia Marco Manghi nella rosa, però. Niente, poi il mister quest'anno è cambiato, Emanuele Chiappara, con gli aiutanti, con Davide Colamarino, Walter Bozzo, che avevo visto prima, non so se c'è, e la Veronica Rapicano, che ci darà una mano quest'anno come massaggiatrice. Okay. Facciamo ancora una domanda a Diego Vestrello, l'obiettivo della Rapido Zaire quest'anno, prima categoria? Salvarsi, perché due anni fa abbiamo fatto la prima e non ce l'abbiamo fatta, quindi speriamo di farcela quest'anno. Abbiamo un bel gruppo dall'anno scorso, abbiamo aggiunto qualche giocatore importante che oggi non c'è, come Corrado Nerotti, poi c'è Sebastiano Costa, suo fratello Guglielmo, Andrea Conte, però siamo contenti, una buona, cioè abbiamo avuto un buon riscontro chiedendo di venire a giocare con noi e abbiamo trovati abbastanza pronti, mi sembra. Anche Chiccone mi dicono che... Ma Chiccone, niente, forse non l'abbiamo ancora tesserato, quindi può darsi che stracciamo il cartellino e lo mandiamo a casa. Torna a Camogli, basta che mi ridà la Polo, poi siamo a posto. Allora un applauso alla Rapino Zargo, grazie. Grazie, ciao.